che arriva in elicottero allo stadio Vallefuoco di Mugnano per assistere ad Arzanese Salernitana. La prima di Perrone con la Salernitana. Perrone che ha sostituito Calderisi sulla panchina dei Granata. In campo anche Massimo Mariotto, il cui ruolo adesso è tutto da definire. Ed eccolo Tito nei pressi degli spogliatoi. Squadra in campo, il 4-3-1-2 della Salernitana con tante novità. Ci sono Chirieletti e Rossi sugli esterni con Luciani e Rinaldi centrali. Capua, Perpetuini, non Zampa. E Montervino a centrocampo, poi Mancini dietro Ginestra e Gustavo. Ecco Perrone che va a accomodarsi in panchina. Dall'altra parte l'ex maschio con il talentuoso San Domenico. Minuto di raccoglimento per ricordare Enrico Gattai. Parte bene la Salernitana, Mancini sul secondo palo, colpisce Ginestra e Gustavo viene anticipato sulla linea. Siamo al quarto minuto di gioco. Poi dall'altra parte, attenzione a Florio, classe 93, battuta a volo e Iannarilli devia il pallone in calcio d'angolo oltre la traversa. Insiste l'Arzanese proprio con San Domenico, uno del tridente. San Domenico in comproprietà tra Arzanese e Parma, il destro oltre la traversa per il giocatore classe 1990. Qui ci prova Ginestra con la parata di Fiori. Attenzione al 18esimo, San Domenico lascia sul posto Luciani e Cristiano Rossi e con un diagonale preciso inzacca il pallone, il vantaggio dell'Arzanese. Rivediamo, palla sul destro, poi sul sinistro, ancora il diagonale di destro. Iannarilli forse in questa occasione non piazzato benissimo. Vantaggio dell'Arzanese con San Domenico. La reazione della Salernitana, Gustavo in mezzo! Attenzione, Capo era in buona posizione, ma non riesce a toccare il pallone. Perpetuini, palla dentro, Ginestra è in posizione irregolare però. Il numero 9 della Salernitana, qui ancora l'Arzanese con la carra, stavolta il comodo intervento di Iannarilli. Mancini, battuta profonda, dentro per Ginestra, si gira bene, palla sul fondo, non lontana dalla porta, difesa da Fiori. Poi il cross di Gustavo, qui Ginestra invoca un rigore per questo contatto con Laezza, l'arbitro Brasi di Serenio lascia proseguire, qui invece Mancini viene ammonito perché applaude all'indirizzo del direttore di gara, appunto cartellino giallo per l'ex veronese. Primo tempo si chiude con la Salernitana che cerca il pareggio ma lo fa timidamente, pallone sul fondo. 1-0 per l'Arzanese e tutti negli spogliatoi a bere qualcosa di fresco perché fa davvero un gran caldo a Mugnano. Ed eccoci alla ripresa con la Salernitana che cerca di partire subito bene, ma c'è attenzione, un errore commesso in modo grossolano da Luciani e sta per approfittarne la Carra, il cui tiro a giro non inquadra la porta. Entra Guazzo nella Salernitana. Traversone di Chirieletti, il palo colpito da Chirieletti su questo tiro cross al 16esimo. Prima vera occasione da gol per la Salernitana, qui ancora è molto bravo il centravanti dell'Arzanese, la Carra. Entra in campo anche Zampa al posto di Perpetuini, ma è ancora San Domenico, aggancio di destro, tiro di sinistro, capolavoro di Iannarilli. Mezz'ora, calcio d'angolo, colpo di testa e raddoppio dell'Arzanese con Riccio che sfrutta un blocco. Rivediamo, non salta Chirieletti, Riccio 2-0 Arzanese, un quarto d'ora al termine, la partita sembra chiusa ma la riapre Montervino. Gustavo apre per il capitano, diagonale col destro e palla nel sacco. Salernitana che riapre al 33esimo della ripresa del match con il capitano, l'ex napoletano Montervino. Palla dalla parte opposta, Ginestra, gran cosa, Guazzo 2-2, gran giocata di Ginestra, tuffo vincente di Guazzo, 41esimo, la Salernitana pareggia i conti con Guazzo, entrato nel corso del secondo tempo su una gran giocata di Ginestra. Rivediamo proprio il gesto tecnico di Ginestra, ma anche il bel tuffo di Guazzo. 2-2 al 41esimo della ripresa. Mancini, il destro dentro profondo, Ginestra fermato forse fallosamente da Riccio, invocano un rigore i Granata.
l'arbitro dà soltanto il calcio d'angolo, rivediamo, protestano i biancoazzurri per un fuorigioco, protestano tutti. Finisce qui 2-2 tra Arzanese e Salernitana al Vallefuoco di Mugnano, un pareggio che fa più morale che classifica per la squadra allenata da Carlo Perrone. I tifosi però non ci stanno, quelli granata, e chiedono alla squadra maggiore impegno, rifiutando l'abbraccio con i loro beniamini. 2-2 e domenica la Salernitana ospiterà il Foligno.